È un settembre che resterà impresso nella memoria dei consumatori spagnoli, è il settembre dell'aumento dell'IVA dal 18 al 21%. È il settembre dei rincari, delle scelte oculate, dei portafogli più leggeri. Due giorni dopo l'aumento voluto dal governo di Mariano Rajoy, mossa volta a recuperare circa 65 miliardi di euro entro il 2014, i consumatori guardano le vetrine con delusione e scetticismo. I prezzi cresceranno ancora, ci prendono i soldi dai portafogli, ci colpiscono tutti, è fatale. I rincari naturalmente riguardano anche i prezzi dei carburanti, cresciuti durante tutta l'estate e protagonisti di un ultimo rincaro dopo il provvedimento sull'IVA. Ma su questo aspetto è intervenuto il ministro dell'Industria, classificando gli aumenti di benzina e gasolio come insostenibili e mettendo sotto accusa le compagnie petrolifere. Un unico dato positivo arriva invece dal mercato dell'auto, complice l'imminente aumento dell'IVA. Agosto ha archiviato un aumento delle vendite di oltre il 3% dopo sei mesi in caduta. L'aumento delle imposte ha provocato un anticipo dell'acquisto di circa 10.000 auto ad agosto.